del caffè. Tamponare le perdite della rete idrica italiana consentirebbe di soddisfare il fabbisogno di 10 milioni di persone. È un calcolo dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile che ha trovato conferma questa mattina nel rapporto presentato da Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende del settore. Va perso il 42% dell'acqua che circola in rete, uno spreco peccaminoso in un'epoca di sempre più frequenti crisi idriche dovute al cambiamento climatico. Spiega il rapporto che il 60% degli acquedotti è stato messo in posa oltre 30 anni fa, un quarto a più di 50 anni. Falle e conseguenti perdite sono oltre il livello di guardia nel sud. Un'altra emergenza riguarda i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue. L'11% degli italiani ne è ancora privo, come nel dopoguerra. E anche questo ci ha causato alcune procedure europee di infrazione con le relative multe irrogate dalla Corte di Giustizia. Ma poiché siamo un paese che procede a due o più velocità, anche nei servizi idrici non mancano le eccellenze. Molte delle aziende che sono in maggioranza pubbliche o miste, pubblico-privato, hanno migliorato la qualità dell'offerta utilizzando droni, robot, tecnologia digitale, big data. Molte, quasi tutte, hanno i conti in ordine, nonostante siano appunto società pubbliche e dunque con una pessima nomea. Su 176 aziende idriche censite, 158 hanno chiuso il bilancio in attivo. In 7 anni gli investimenti sono aumentati del 24%. L'acqua è la minore delle nostre spese domestiche. Alle famiglie costa ogni mese 12 euro al nord e 16 euro al sud. Ciò nonostante, risulta moroso il 14% degli utenti al sud e il 5% nel centro-nord.